Più di 5.000 ragazzi hanno utilizzato Garanzia Giovani Piemonte. Circa 3.500 sono stati assunti o stanno facendo un tirocinio. Sono alcuni dei dati presentati dall'assessore competente durante il Consiglio straordinario sul lavoro, richiesto dalle minoranze. Nella stessa seduta l'Assemblea ha approvato il rendiconto 2014 del Consiglio e l'istituzione di una commissione speciale per la legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, designato anche il nuovo difensore civico. In occasione della visita del Papa a Torino, il Consiglio regionale, con il core come il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha realizzato il documentario Le parole di Francesco, con selezioni di discorsi, omelie e interventi. Una festa della Repubblica all'insegna del jazz. Il Consiglio regionale promuove anche quest'anno con il Comitato Resistenza e Costituzione le manifestazioni del 2 giugno, presentate a Palazzo Lascaris. CR Piemonte ha portato la sua esperienza sull'utilizzo di Open Data e mappe con Piemonte Viz a Forum PA 2015 a Roma. Il liceo Peano Pellico di Cuneo ha inoltre vinto a Scuola di Open Coesione con un progetto sull'ospedale di Alba Bra. Si è concluso il Giardino delle Meraviglie, ciclo di incontri con presentazioni di libri e spettacoli promosso dalla Biblioteca della Regione Piemonte. Tra quelli musicali è anche la serata dedicata al gruppo Ame Manera, che reinterpreta antichi brani della tradizione piemontese. Chi sono e cosa fanno le agenzie delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea con sede a Torino? Se ne è parlato al convegno La Vocazione Internazionale del Piemonte, organizzato dal Consiglio regionale con l'Ordine dei Giornalisti e l'International Training Center dell'ILO.